E al cimitero centrale di Pesaro il sindaco Matteo Ricci oggi ha voluto recarsi per deporre una rosa sulla tomba di Andrea Rossi, il 46enne scomparso lo scorso 8 marzo per Covid-19. Grande tifoso della Vissa e della VL, affetto da sindrome di Down, era conosciuto da tutta la città e frequentava il centro diurno T41. Con lui il sindaco aveva recitato nel film progetto Avancers della stessa cooperativa. Andrea era mio coetaneo, ha ricordato Ricci. Ho portato un fiore sulla sua tomba per salutare lui e simbolicamente tutti i deceduti a causa del coronavirus, estendendo un abbraccio alle loro famiglie. Una pagina molto dolorosa della nostra storia, ha detto Ricci, dalla quale speriamo di uscire presto. Purtroppo una mortalità storica per la nostra città, più che triplicati nel mese di marzo, raddoppiati nel mese di aprile, quindi veramente un dolore immane per tante famiglie pesaresi. Quindi ho deciso questa mattina di portare un fiore nella tomba di Andrea Rossi, un mio coetaneo, per simbolicamente salutare tutti i morti ai quali non abbiamo potuto fare il funerale, ovviamente per dare un abbraccio simbolico a tutti i familiari che da oggi potranno venire al cimitero. Quindi è una pagina molto dolorosa della nostra storia, della quale speriamo di uscire il prima possibile. Oggi si è aperta la fase 2, occorrerà grande prudenza, grande cautela. Tutti noi speriamo ovviamente di aver superato il momento peggiore, però adesso sta a noi, sta la nostra responsabilità al mantenimento delle regole. Quindi adesso davvero sta a noi, in questa fase 2, mettere tutta la responsabilità con le mascherine, il distanziamento e tutto ciò che ormai sappiamo a memoria.